E salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Lost Odyssey. Ok, raga, ho fatto un po' di allenamento, ma purtroppo qui i nemici non sbucano molto spesso e salire di livello è un po' faticoso. Al massimo sono salito solamente di 2 livelli con Set e Kaim. Jensen, insomma. Quindi raga, andiamo su e poi direi che possiamo continuare il viaggio. Sì, posiamo, va. Tanto chissà se Kaim avrà un'altra visione del suo passato o no, mentre sogna. Vediamo. Beh, qualche incubo ce l'ha. Ascolta, se ti sembra che Kaim o Set stiano riacquistando anche un solo frammento di memoria, devi usare questa. Che cos'è? Oh, ciao! Non riuscivo a dormire. Di solito mi alleno, sai, faccio pugni e faccio molto esercizi. C'è qualcos'altro? Che altro? Di cosa? Sai Cioè? cosa voglio dire? Beh, sì, no, ma non so che cosa vuoi dire. Cosa vuoi dire? Ok, comunque è stata solo una conversazione fra loro due, niente sogni del passato. Ah, a quanto pare qui sia stato qualcun altro. Allora, preferisco salvare, siccome tra poco ci sarà un bel boss e anche duro da battere, per quanto sia il primo boss del gioco, cioè il secondo, voglio dire, visto che il primo era quella macchina all'inizio del gioco, ecco. Sì, andiamo. Quanto scommetto che quello lì poi rompe appena usiamo? Dirà, dai, sono già stanco, riposiamo un po' ancora. Ti scommetto. Bel panorama. Queste montagne Epsilon. Si va sulla montagna. L'aria è umida. Vedrai che non pioverà, me ne intendo di tempo. Ho fiuto per queste cose, tra poco spunterà il sole e ti dovrai spogliare. Sì. Vedati. Oh, fantastico! Sta piovendo! Che te l'avevo detto? Pioverà, lo sapevo! Da. Ma piove così a caso. Per me dipende dal grande staff. Ah, il castello di Urra, salone del castello.
che succede? Puoi andare. Mm-hmm. Okay. Lord Dora, la prego, aspetti! Perdoni l'intrusione. Dora, che stai facendo? Solo un momento. Cosa c'è, Gondora? Rispondimi. Il consiglio ti ha confinato nella tua residenza. Lo sai. Cosa? Significa tutto questo? C'è chi non vuole che la monarchia torni al potere. Allontanatela dal re. In fretta! Ma io non voglio tornare al potere. Con tutto il rispetto. Sebbene alcuni folli sostengano appieno l'attuale repubblica, vi sono altri che vorrebbero restaurare una monarchia forte. A prescindere da ciò che Sua Maestà desidera, il nostro paese lotta con due forze politiche: il passato e il presente. Lei deve esserne consapevole. Fortunatamente, ho sentito che eravate in pericolo grazie all'energia magica. Anche confinato nella mia residenza. Non potevo permettere che vi facessero del male. In molti modi posso spostarmi segretamente dalla mia residenza alla Sua Altezza. Ma se Roxian sapesse che sei fuggito, saresti sottoposto a restrizioni ancora più severe. Io so badare me stesso. Io invece no. Se tu non fossi arrivato, avrei fatto la fine di quel topo. Potrà sempre contare su di me, Altezza. Per me è stato lui, eh. Grazie, Bucore. Grazie. A fare tutto. Perché è piuttosto strano che sia intervenuto in quel momento. Vediamo se ho ragione. Ho ragione. Ben fatto. Dovremo fargli più pressione. Mi farò vivo quando sarà il momento. È stata veramente una mossa insida questa. Siamo scarsi, eh? Vabbè, ritorniamo qui sul campo di battaglia con la pioggia. Allora, incantesimo. No, va. Meglio risparmiare le arti magiche per il boss. Vai, vai! E andiamo così. Questo servo è un po' duro da battere, ha un po' di resistenza. Oh, ciao. Bene, Jensen è quasi a livello 14. Che tempesta! Eh?
invece. Un ricordo. Vediamo un po' questo ricordo. Sì, dai, vediamo questo sogno. Sogno, ricordo, quello che è. Di concorrente. Spero che si vede sempre così, almeno così il dialogo si capisse tutto questa volta. Che palle. Oppa. Solo un attimo. Ecco fatto. Il modo in cui si mettono le parole mi ricorda Kingdom Hearts 1, perché se non sbaglio nel filmato le parole così apparivano. Che figata. Ragazzi, quando appaiono questi sogni, quel dialogo così, volete che io leggo i dialoghi oppure no? Fatemelo sapere nei commenti se volete che li leggo quando appaiono. Visto che può capitare che certi dialoghi qua non si capiscono, quindi posso sempre leggerli io per voi. Se poi volete che non li faccia vedere, ditemelo. Anche se questa cosa dei ricordi è una cosa molto importante. Comunque, una cosa che voglio già dirvi, che lungo il gioco ci saranno altri che si aggiungeranno al gruppetto, ovvero 4 personaggi che non dico. Forse più avanti, nel disco 3 e 4 si potranno usare altri, ma non lo so, visto che mi sono fermato al disco 2. E questa è tanta di quella storia, raga, che Final Fantasy 10 può solo accompagnare. Oh oh.
Mi sa che il controllo è scarico. Vedo che la batteria è tanto. Fatto. Bene. Questi sogni sono sempre lunghi. Beh, dopo questa lunga via sei un filmato e poi sei il boss. Ah, bene. Oh, sì, divertiamoci. Bravo, a chi lo dici? Vediamo un po'. Ah, ancora lo stesso gruppetto di prima, eh? Vabbè, però poi che Jensen ha un 20 di livello dopo questo scontro. E la 34 più. Però. E vai, livello 14. Anche lui. Benissimo. Forse adesso sei filmato, vediamo. No. Ecco, adesso sei il salvataggio. No, mi sa che ora sei il boss. Non posso neanche dare salvataggio che sei ora il boss, mi sa. Salute. Beh, sulle montagne direi che è normale. Copriti la bocca. Sto congelando qui. Ehi, girati. Wow, che vista. Wow, e quello cos'è? Il Grand Staff. Oh, quel Grand Staff! Quella luce deve essere energia magica. Forse c'è una perdita. L'ho vista da qualche parte. L'hai vista? Dove? Thank you.
Chissà cosa si faceva lì. Boh. Non mi ricordo. Déjà vu, o forse la tua memoria sta tornando. No, stai forse ricordando quello che hai dimenticato. Cosa? Scusa tanto per l'aiuto, eh. È un vero strazio. Ok, bene, goditi la vista. Io vado avanti e sistemo tutto. Continuate pure a parlare fra di voi. Mi sa che appare adesso il boss. Tu davvero l'hai già visto prima? Cosa intendi dire? Quello che ho detto. Senti di averlo già visto prima. Che ti prende? Cerco soltanto di esserti amica. Non guardarmi più in quel modo. Ma pensavo che tu... Ah, fa niente. Bene, muovetevi voi due. Pensavo avessimo fretta. Eccolo infatti. Ma che cos'è? Ecco il secondo boss del gioco, una specie di grifone. Una specie. Basta, vediamo quanto ci mettono a batterlo o lui a battere noi. Ok, attacchiamo cosa? Vediamo un po'. Bomba di fuoco. Vai con bomba di fuoco? No, mai mi serve. Mi va la potenza, ah sì, questo lo uso. E attacco. E vai con la barricata. Carica! Perché di questo bestione? Aia, che botta! Barricata qui per lei. Ah, l'ho preso male, vabbè. Aia. Salute. Vai così, perfetto. Perfetto. Che colpo ha beccato Jensen. E ora faccio un bel grifone alla fiamma. Brucia, bello, brucia! Ah, giusto, incantesimo, barricata, anche per lui, che è meglio. Se è là con lui, si vede che non gli è simpatico. Ok, qui ho sbagliato leggermente. Partito velenoso. Ci mancava solo questa. Medicina. Jensen. Poi vediamo, oggetto anche te. Anzi, bomba di fuoco. Ok.
attimo e lo uso ancora. Dannazione. Qua andiamo. Jensen. Più Angelo. No. Boh, preferisco. Poi col sonno, vediamo se funziona. E mancato. Difendi. Oh, vita. Difendo. Vento. Resisti, Jensen. Dannazione. Cavolo. Vabbè, raga, direi che questa puntata la voglio finire qua. Ci vediamo alla prossima puntata, dove provo a battere questo specie di grifone, ok? Quindi alla prossima, ciao!